Stefano De Martino e il suo unico, vero, grande amore. Il popolare conduttore Rai, ex ballerino di Amici con una carriera che nel corso degli anni gli sta regalando tante soddisfazioni, alle spalle tanti amori travagliati. La fama di Sciupa Femmine lascia il tempo che trova dal momento che, a pensarci bene, potrebbero essere state anche le femmine a sciupare lui. O no? Da Emma Marrone a Belen Rodriguez, la prima lasciata per la seconda, ritornando alla bella collega argentina, mamma di suo figlio Santiago, con la quale, però, la relazione è nuovamente naufragata. E poi il gossip che periodicamente ritorna e che vede Alessia Marcuzzi al centro delle chiacchiere. Il flirt sarebbe iniziato nel 2018, quando lei era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi, mentre lui era single. E oggi, come se la passa sentimentalmente il bel fustacchione di Torre Annunziata? Stefano De Martino a cuore aperto, Belen? Ecco perché la vedo ancora. In un'intervista in edicola sul magazine Oggi Stefano De Martino parla della sua situazione sentimentale. Sono innamorato di mio figlio Santiago, e ora che sono single faccio fatica a pensare di poter amare una donna più di lui. Che il conduttore di Affari Vostri abbia scoperto il valore della singletudine. Chissà. Intanto c'è chi commenta, ma che c'entra? Amare un figlio è una cosa e amare una donna è un'altra. Ma c'è di più. In particolare il rapporto con Belen Rodriguez, dopo la burrascosa ennesima rottura, sembra tornato buono, anche se gli vengono attribuiti tanti flirt, lui per ora pensa solo al lavoro e al suo Santi, nato dal matrimonio con Belen Rodriguez, con cui i rapporti sono tornati sereni. Oggi Stefano è questo, il giovane papà affettuoso, il nuovo fenomeno televisivo, il ragazzo umile che si è fatto da solo e non si è montato la testa. Insomma, i due si vedono per non far mancare a Santiago l'affetto di entrambi i genitori. Stop. Negli ultimi tempi sono state diverse le donne che il gossip ha avvicinato a Stefano De Martino, dalla ex Gilda D'Ambrosio a Martina De Carlo. Ma, a quanto pare, il conduttore ha altre priorità al momento. Al primo posto il figlio Santiago, da padre separato e potendo ritarare il piano di produzione in base alle esigenze ho chiarito che avrei potuto fare anche i doppi turni, ha spiegato il conduttore di Affari Tuoi a Bruno Vespa in 5 minuti. Registriamo tantissime puntate dal lunedì al mercoledì. Questo mi consente di avere più tempo per mio figlio. E le donne? Per ora possono aspettare.